Mamma, sto uscendo. Ci vediamo più tardino, dai. Vieni fino alle 4 o no? No, non ci arrivo. Allora, menziona. Sì, va bene. L'una, per me. No, pure prima. Ok. A dopo. Dani? Daniele? Mio seggiolino, anzi, mia carrozzina, a 50 anni. Buongiorno, buona domenica. Allora, ieri le minacce si sono susseguite una sull'altra, perché mi sono permesso di sputtanare quello che è sempre l'antico rito di certa politica. La quale, anzi, i personaggi che fanno questa politica non cambiano, non si vogliono convertire. Pazienza. Lombardo dice che se non correggo il tiro mi querela, fai. Problema c'è, Raffaele. Querela. Pensi che mi spavento di te? Mi sono mai spaventato di te, Raffaele Lombardo. Non correggo il tiro affatto. Non accetti condizionamenti e ricatti politici. Va bene? E tu, da un punto di vista politico, sei uno che sa fare il ricattatore. E te lo confermo. Querela a me, ora. Vabbè. Vedi, sono tutto spaventato, Raffaele. Non hai idea quanto. Quanto? Vedi, lo voglio chiarire qua oggi una volta per tutte. La differenza tra me e Musumeci, tra me e gli altri, è che al gioco del ricatto, del condizionamento, del promuovere i cognati direttori generali nella sanità, nel promuovere i fratelli direttori generali del dipartimento finanze, come non funziona, caro Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro, siamo di tutt'altra pasta. La Sicilia ve la siete mangiata e l'avete stuprata, voi l'avete governata, non l'ho governata io. Quando ci siamo trovati assieme abbiamo rotto più volte, proprio per questa diversità di vedute. Perché voi avete una visione di stupratori politici delle istituzioni. Per voi le istituzioni sono lo scendiletto dove sistemarvi i vostri familiari e i vostri lacchè. Chiaro? Vogliamo prendere l'esempio di Tafuri. Tafuri, presidente Ast, nominato da Lombardo. Ora, credo interdetto dalle sue attività, si è dovuto dimettere per tutto ciò che è emerso all'interno dell'AST, facciamo un esempio. E quindi, e se ne andiamo a prendere a uno, è così. Siete violentatori dell'istituzione e ancora rompete i coglioni e minacciate pure. E siamo tutti spaventati.
in ambito regionale. Cosa sta succedendo? Siamo ormai, quanto ne abbiamo oggi? 24 di aprile. È possibile che al 24 d'aprile non c'è incardinato in commissione bilancio dell'ARS il bilancio della regione siciliana? È possibile che questo che deve essere il governo della svolta, con Armao Meravigliao che trova solo il tempo a rompere le palle nelle campagne elettorali di Messina, trova il tempo lì e non invece a sistemarsi i bilanci? Vi sembra normale una cosa del genere? Eppure parliamo di questo, parliamo proprio di questo. E allora è ovvio che non possiamo accettare noi una situazione del genere. E quindi, partendo proprio da questo, vi dico chiaramente, io oggi, dopo essere stato per anni in commissione bilancio e so come funziona il meccanismo, mi appello a quello che è, se ce n'è ancora, un briciolo di classe politica con un briciolo di dignità. Ce n'è ancora, ne esiste. È possibile che al 24 di aprile ancora non c'è un bilancio e che il 30 d'aprile scadono i termini, se non si approva entro il 30 di aprile il bilancio viene sciolto il Parlamento, ma alla fine non lo scioglieranno perché non se ne andranno a casa questi signori. Scusate, in 5 giorni che bilancio sarà approvato? Un bilancio farlocco. E allora avremo di fronte l'ennesimo bilancio farlocco dove le entrate vengono di vari capitoli un po' gonfiati per cercare di recuperare un po' di soldi, una. Seconda cosa, verranno fatti i cosiddetti accantonamenti e verrà congelata la spesa. E quindi che cosa succede? Che ci troveremo per altri 3-4 mesi almeno, se non 5, con la spesa bloccata. E i servizi dei comuni saranno bloccati, i trasferimenti ai comuni saranno bloccati. Tutto questo perché? Per i magheggi di Armao Meravigliao. Si deve dimettere. Chiedo per l'ennesima volta che questo personaggio che ha stuprato le casse della regione si dimetta e si dimette immediatamente. Concluderemo qualche cosa? No, perché ormai guardate, si concluderà soltanto quando questi saranno cacciati definitivamente. E stiamo arrivando ormai al dunque, alla scadenza. Dove li travolgeremo? Sì. E lo state vedendo. E anche noi lo stiamo vedendo con le adesioni costanti che c'è al progetto di Sicilia Vera. Anzi, continuate a cercarci come state facendo. Organizziamoci, organizzate i comitati di liberazione, perché vedete questa terra ridotta in questi termini, esattamente perché ancora abbiamo questi personaggi che continuano a condizionare, vogliono condizionare il nostro destino. E sono quelli poi che hanno sempre dichiarato di non voler fare più politica. Cuffaro doveva andare a fare il francescano in Africa, gli è ritornato il prurito della politica. E ovviamente non faccio riferimento alle vicende giudiziarie, per carità di Dio, parlo di una generazione che ha rubato, il nostro destino, che ha umiliato la Sicilia, che l'ha ridotta in queste condizioni. Lombardo sembrava un parrino quando diceva: io non faccio più politico, voglio sapere più niente, mi occupo d'arance. Ma qua, non vi è bastato il danno che avete creato? Volete continuare? Io ho detto convertitevi, ma è inutile, chi nel sangue ha quel DNA, ormai ha, è inutile, non cambierà mai. E infatti il cortocircuito è nato a Messina con me, perché io dico no, non solo vi dico no, vi fanculizzo e ve lo faccio pubblicamente, mi minacciate, oggi sono gli articoli sui giornali, la Gazzetta del Sud ha contattato Lombardo, il quale ha detto: lo querelo, querelami. Il resto Musumeci, non pervenuto. Si dimetta Armao, ma si dimettano tutti.
il bilancio non esiste. So, perché rumors arrivano, che mancano 800 milioni di euro. I soldi che si aspettava il buon Armao non ci sono, anzi pare che quelli che erano stati dati per la vicenda, per la compensazione della fase Covid, forse ne dovremmo restituire 300-400 milioni di euro. Pensate un po', pensate un po'. E questi che fanno? Sono schierati comunque per cercare di ammazzarmi in casa. La battaglia di Messina è delicata, è vitale per questo, perché sono tutti d'accordo per bloccare il nostro progetto. E come si blocca il nostro progetto? Cercando di sconfiggere Federico Basile. Ecco perché rinnovo il mio appello a tutti a scendere in campo a Messina. Stiamo chiudendo l'ottava lista. Bene, se ancora avremo tempo, dobbiamo farne qualcuno in più. Se avremo tempo, questo dipende da voi. E ve lo dico ormai definitivamente che il quadro è ben chiaro. Non vi devo aggiungere nulla di nuovo su questo. Ieri mi raccontavano che alla presentazione del candidato sindaco della consorteria Navarra Genovese, però lato destra, quindi Croce, nel suo excursus, ho fatto questo nella vita, rappresento questo e questo e quell'altro, ha dimenticato, mi hanno detto, di citare che per 5 anni ha fatto l'assessore di Crocetta, l'assessore del centro-sinistra di Crocetta. Ma scusami, Croce, 4-5 anni, 4 più IVA, non mi ricordo, ma eri l'assessore al territorio ambiente di Crocetta, sì o no? Eri schierato con il candidato di centrosinistra alle elezioni del 2017, col tuo presunto Dante Causa, perché tu fai finta di avere Dante Causa, no? Poi ovviamente sei uno che riesce a condizionare gli altri, perché tu sei scaccio, tu dossieraggio politico lo sai fare bene, la scuola è quella giusta, ma non con me. Si è dimenticato di dire che è stato assessore del centro-sinistra. Ma, signori, ma vi rendete conto come si cerca di prendere per il culo i messinesi? Curcio, tu eri presente. Non ti sei vomitato. Ma te la danno sta presidenza del nono quartiere? Ciccio Curcio. Mi potessi chiamare a uno e mi biconto. Dico, nessuno, sì, ma scusi, ma lei non era assessore di Crocetta del centro-sinistra? Cosa c'entra qua ora con la, come candidato del centro-destra? Boh, ovvio, risposta. Sono figlio della consorteria Navarra Genovese. Hanno scelto me per rappresentare in questo progetto quello che ovviamente è l'area della consorteria di destra, ma io ero a sinistra. Chiaro? Come ieri siamo stati a vedere questo tentativo a 5 Stelle di fare sto deposito di gas naturale liquefatto nella zona di Contesse Vistulina, esattamente a 200-300 metri in linea d'aria dell'area ex Sanderson. Un'operazione a 5 Stelle di cui non parla il centrosinistra perché è in imbarazzo. Andrò io a parlare con Mega! Non ho bisogno! Non hai bisogno. Oh, ce l'hai in casa i 5 Stelle. Mega è espressione dei 5 Stelle. Se la fiera è ferma e ancora ne parlate che dobbiamo liberare la fiera, dovete parlare con Zafarana, con Antonio De Luca, con Duva, il quale ieri era occupato per l'ennesima passerella del convegno sul risanamento. Le baracche di Messina. Allora, al di là del merito, del quale ora così qualche passaggio lo facciamo, è vero o no
che fino ad aprile 2018, guardate qua, ci dobbiamo guardare negli occhi, fino ad aprile del 2018 la situazione del risanamento era la seguente. Delle palazzine completate a Camaro, ferme da oltre un anno e mezzo, e la gente ancora nelle baracche. Una. Seconda cosa, non esisteva l'agenzia per il risanamento, si continuava ancora a litigare tra gli ACP e Comune di Messina. Famiglie dopo 30 anni di legge 10 del 90, a cui hanno stata la casa quasi 500, e 2200 famiglie ancora erano alle baracche. Arriva Cateno De Luca, da deputato regionale fa la legge istitutiva dell'agenzia e prevede l'ARISM e prevede anche 40 milioni di euro da dare immediatamente per accelerare le operazioni di risanamento con i fondi POC. Dopodiché mi candido a sindaco a Messina, come ricordiamo bene, abbiamo vinto, mi avete fatto fare sindaco, mi avete messo alla prova. La prima cosa che faccio, l'ordinanza per far uscire immediatamente dalle baracche queste famiglie, ovviamente un'ordinanza di quelle spregiudicate, fatta apposta per sollevare il caso. Il merito effettivamente glielo dobbiamo dare, perché ha avuto il merito di sollevare il caso, però non è tutto merito suo, non è merito suo, è uno che va, prega, si mette in ginocchio per avere delle cose e poi non riconosce i meriti. Oh. Prima questione. Mi viene riconosciuto il merito di aver sollevato la questione. Ma scusatemi, ma le baracche non esistono da oltre 100 anni. Che cazzo facevate prima? Rispetto a tutte queste famiglie, quando mi viene riconosciuto che ho fatto l'ordinanza ad agosto 2018, già ero sindaco io, quell'ordinanza che mi sono stato attaccato da tutto il mondo, perché? Perché era spregiudicata, perché era impossibile. Ma io grazie a quell'ordinanza ho sollevato il caso. Se andate a guardare gli atti parlamentari del Parlamento nazionale, Camera e Senato, non troverete il termine baracche se non ai primi anni del 1960, quando Pancrazio De Pasquale, deputato del Partito Comunista, depositò un disegno di legge. Dopodiché il tema baracche non è mai entrato nel Parlamento nazionale, accetto smentite. E dove erano i vari deputati a 5 stelle, a 3 stelle? Che hanno fatto? Niente. E io ho sollevato il caso e mi è stato riconosciuto. Quindi sollevo il caso, faccio l'ordinanza, vengo attaccato da tutti. Navarra mi viene a trovare per fare lo studio psicosociale, non mi ricordo, socio... DNA, mi ricordo, voleva fare tutto lo studio sul DNA, dell'evoluzione del DNA pure, dei baraccati, una cosa strana. Ci sia, scusami Pietro, ma che cazzo ce ne frega a noi di queste cose? Dell'evoluzione del DNA, del baraccato, come poi si inserisce nel contesto sociale, in un contesto urbano. Qua c'è una dare a casa intanto. La prima cosa, gli dobbiamo dare una casa e dobbiamo trovare una soluzione per dargli un minimo di dignità. Tutto qui. E cosa voleva? Aveva gli amici. Lasciamo stare qua, poi ricominciamo a parlare delle cassate, delle cassette, per cortesia. E poi diciamo sempre stesse cose. No. E hanno fatto questo convegno ieri a Palazzo Zanca, Paginoni oggi, sui giornali. Ah, Paginoni. Andiamo avanti. Faccio sta legge, sta ordinanza. Cominciamo con i viaggi della speranza. Cominciamo con quelle che sono le proposte di legge. Cominciamo con l'ostruzionismo di Duva e di Navarra. Abbiamo fatto la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza, ci viene bocciata. Bocciata perché? Perché Duva e Navarra
hanno inseguito financo allora il dirigente del Dipartimento Protezione Civile. Ci sono andato a parlare, la verità la sappiamo, signori miei, siete vergognosi e vomitevoli. L'avete dimenticato di dire queste cose. Dopodiché col ministro per il Mezzogiorno Provenzano, perché si era incardinato in quel ministero, l'ostruzionismo del mondo. Scusami. Avevate il ministro per il Mezzogiorno Provenzano. Perché non avete fatto la legge per il risanamento? Perché non l'avete fatta? Quando voi pidioti avevate il ministro Provenzano, che mister R. Moscia era anche il suo consulente. Perché? Era il suo consulente, o no? Si vantava che era il suo consulente, infatti hanno bloccato tutto. Tutte le iniziative di Matilde Siracusano bloccate. Tutto a rilento, i vari disegni di legge, le varie puttanate, e i vari approfondimenti, e le questioni di costituzionalità e incostituzionalità. Quando è che si sblocca tutto? Vedete la storia. Quando io chiamo amici che ci cosenti, ci sono le europee. Bene, mi impegno a portare almeno 50.000 voti. Facciamo un voto di scambio. Noi portiamo 50.000 voti e tu ti impegni con Berlusconi. Voglio un impegno ufficiale, la città lo deve sapere, con Berlusconi, non ne potevo mettere qua presso a Matilde Siracusano di turno. Voglio un impegno del partito, anche perché con chi devo interloquire io? Ditemi con chi devo interloquire. 5 Stelle mi faceva la guerra, il PD mi faceva la guerra. È l'unico partito con cui c'era. Con la Lega non c'erano buoni rapporti in quel momento. Sì, Racina come pennola di Racina, per davvero, Ciccio Racina. E allora? Con chi devo interloquire io? Con Forza Italia. Non è che ho soluzione. Bene, interloquisco con Forza Italia. Viene preso questo impegno. Berlusconi a maggio, fine maggio del 2019, nella conclusione di campagna elettorale che abbiamo fatto a Messina col presidente dell'ARS, questa è storia, prende l'impegno che Forza Italia presenterà come gruppo Forza Italia e non più come singolo a deputata. Ecco dove la differenza. Voglia che Matilde si incazza, e non ti incazzare perché ti manda a far culo un'altra volta, con tutto il rispetto, perché è inutile che ti prendi, ti impettisci più di quanto ti tocca. C'è la svolta, c'è stata quando io faccio il patto, il cosiddetto patto della Madonnina, con Micichè. Le date sono chiare, andiamo a guardare. Prima avevate fatto disegni di legge, tutte bloccate. Dopodiché nasce l'operazione. Noi candidiamo Daphne Musolino alle europee, prendiamo 48.000 voti. Berlusconi si è impegnato pubblicamente nella chiusura di campagna elettorale delle europee a sostenere questa operazione. Viene la Gelmini a febbraio, credo che era 14 febbraio 2020, dopo le europee viene la Gelmini, capogruppo alla Camera a Messina, viene dopo, non è venuta prima, chiaro? È venuta solo dopo che io ho fatto l'accordo. Domanda: se io non c'entravo niente, perché non veniva prima la Gelmini a Messina? Perché per quanto possa essere brava Matilde Siracusano, ancora era una peones, ovvio. Peones che significa? Deputato di prima nomina, di primo pelo, tutto qui, quindi hanno un peso relativo. Ci voleva qualcosa di più, e siccome io sono stato 3 volte deputato e le dinamiche dei parlamenti sempre quelle sono, o regionale o nazionale, il peones, deputato di primo pelo, purtroppo si deve fare la gavetta, tranne che non è un cadeno De Luca. Che gavetta da questo punto di vista, ne ha fatto qualche giorno, tanto per imparare semplicemente dove erano gli uffici. Quindi fallimento delle lodevoli iniziative, attenzione, di Matilde Siracusano, le ho sempre riconosciute. Scende in campo De Luca, fa l'accordo con Micichè, fa l'accordo con Berlusconi, viene la Gelmini a Messina. Dopo che parte da Messina la Gelmini, entra, viene presentato come, si fa carico, attenzione, come gruppo alla Camera Forza Italia della questione baracche. Cambia il governo, nel frattempo viene nominata la Carfagna, inizio l'interlocuzione con la Carfagna,
ci sono le condizioni per fare un blitz, mi viene posta la questione del commissario. Io per amore della città ho detto, non è un problema, nominate il prefetto però, perché qui... Io lo voglio fare perché sono disoccupato in questo momento, perché ero nel Parlamento siciliano, Pippo Lancoto mi ha fatto perdere il seggio, perché io non mi sono dimesso in tempi, nei tempi previsti dalla legge, non mi sono dimesso da direttore generale dell'università, anche perché se poi non veniva eletto al Parlamento siciliano, io rimanevo disoccupato. E siccome c'era un trombato di nome De Domenico che era disoccupato, ci fu il tentativo di nominare De Domenico. Io ho detto faccio l'inferno, accetto il prefetto, ma non accetto di dare una cosa così delicata nelle mani delle consorterie messinesi. E ottenni anche questo. Quindi io per amore della città ho fatto un passo indietro. Perché ci dobbiamo dire la verità. E nella legge c'è scritto che il sindaco di Messina non è commissario perché è inadeguato. Io sarei inadeguato. O bestiazza. Io sarei inadeguato. Vedete? E hanno anche il coraggio di dire queste cose. La verità è un'altra. Che siccome io ovviamente ero un personaggio scomodo e avevo litigato con la Lamorgese e quindi è De Luca è impertinente, irriverente, ingombrante da questo punto di vista, troviamo il compromesso. Bene, il compromesso l'abbiamo trovato. Ho detto, si nomini il prefetto, ma non si nomini i trombati della politica. Chiaro? Ecco come stanno le cose, cari miei. Ma tutto questo nel convegno non è uscito. Si fa il blitz, si fa la norma e si mettono i 100 milioni di euro e si fa la legge speciale. Attenzione, il risanamento però... Non sono solo i 100 milioni della legge, Carfagna. Noi abbiamo oltre 350 milioni di euro per il risanamento, che li ha portati l'amministrazione De Luca. Qualità dell'abitare. Siamo usciti primi in Italia. Abbiamo partecipato noi al bando, primi in Italia. E anche qui la regione ci aveva boicottato, ci aveva calato il pacco, meno male che Salvo Puccio ha avuto l'intuizione di preparare come soggetto proponente la città metropolitana, perché se no noi non potevamo partecipare, perché la regione siciliana nel frattempo aveva presentato già, preparato tre progetti, e era il massimo. E il quarto era Messina e non l'hanno presentato, l'abbiamo presentato come città metropolitana. Siamo il primo caso in Italia che come progetto pilota non viene presentato dalla regione ma dalla città metropolitana. Questi sono atti, smentitemi. Quindi chi ha avuto il finanziamento? La città metropolitana di Messina. Quanti soldi abbiamo avuto? 170 milioni di euro in un solo colpo. Anche questi sono merito di 5 Stelle? Sentiamo il fatto che siamo usciti pure primi in Italia, ma abbiate almeno la bontà di dire ogni tanto un pizzico di verità, ma ogni tanto. E oggi fate i convegni, prima facevate le sedute spiritiche però per bloccare i nostri provvedimenti, cari miei. Allora andiamo avanti, che ho una serie di riunioni e di impegni. E oggi è una giornata, stiamo facendo la pianificazione di Sicilia Vera e soprattutto anche della nostra campagna elettorale. E venite a firmare le liste, per favore, ci servono le firme, perché per presentare le liste ci vogliono le firme dei sottoscrittori. Piazza Duomo dalle 9:30 o in segreteria da noi, anche in segreteria da noi dove c'è il comitato di Federico Basile, nella nostra segreteria di
via Oratorio San Francesco. Venite a firmare, portatevi un documento. Piazza Duomo o la nostra segreteria dalle 9:30 in poi oggi, anche fino all'1 e di pomeriggio dalle 16 fino alle 20. Vi raccomando. E ancora, se ci sono uomini e donne di buona volontà che vogliono metterci la faccia per difenderci da questi balordi, da queste consorterie, dalla consorteria Navarra Genovese, Genovese Navarra, bene, ci contatti 335-76-26026, ci contatti per candidarsi. Dopodiché domani siamo a Ispica nella piazza Unità d'Italia per fare la nostra manifestazione contro la politica mafiosa, e il 30 saremo al Cineteatro Golden, sabato 30 aprile ore 9:30, lo dico per i nostri sostenitori di Agrigento, Trapani e Palermo, presentiamo gli altri candidati di quel collegio. L'1 maggio saremo a Piazza Duomo, aprirò le danze, io con i miei assessori, ricordiamo alla città il lavoro che abbiamo fatto, è la festa del lavoro, e organizzeremo assieme ad altri un momento musicale con tante band, ci saranno anche Peter Pan ovviamente, ma ci sarà il nostro comizio. Come abbiamo trovato Messina, perché alcuni messinesi forse hanno dimenticato cosa io ho ereditato, forse l'avranno dimenticato. Allora l'1 maggio, che è la festa del lavoro, vogliamo festeggiare il lavoro che ha fatto De Luca con la sua giunta. Quindi vi aspettiamo a Piazza Duomo l'1 maggio dalle 19 in poi. Va bene? Buona domenica. E grazie di esserci. Forza, continuate a iscrivervi anche a Sicilia Vera. Fino a quando ci sarete voi, ci sarò io. Quando voi non ci sarete più, io vado a fare altro. Tanto altro. Non è un problema. Grazie a Dio, un pezzo di terra ce l'ho, bene o male. Non raccolgo le patate solo per farmi il posto in campagna elettorale. E un po', qualche mestiere l'ho imparato, per necessità e per amore. Buona domenica.